Parla, chi ha rubato la lettera? Non lo so. È svenuto. Riprendete appena possibile. Bisogna farlo parlare a tutti i costi. Non è possibile che non sappia. Come mio segretario aveva in consegna tutte le mie carte. Sono passati 3 giorni dalla sparizione di quella lettera, voi non siete stato ancora capace di trovare la minima traccia. Mi rimproverate a torto, Altezza Serenissima. Voi stessa sapete le difficoltà nelle quali sono costretto ad agire senza che nulla trapeli né al Consiglio dei Dieci né al Doge, vostro marito. In queste condizioni ho purtroppo bisogno di tempo. Io non posso aspettare. Non capite che se mi hanno rubato quella lettera è perché qualcuno ha intenzione di farla conoscere pubblicamente? Pensate, l'infamia, la vergogna per me. È stata un'imprudenza conservarla. Per me era ormai solo un ricordo, una cosa lontana. I sovrani non dovrebbero mai avere ricordi. Non si tratta soltanto di questo. Vi è una cosa che ancora non vi avevo detto. Se fosse divulgata non travolgerebbe soltanto me, ma anche mio marito. Il Doge? Sì. In essa si parla chiaramente dell'adesione di Venezia ad un'alleanza segreta contro la Russia. È gravissimo. Quella lettera può diventare strumento di un odioso ricatto. Per questo bisogna ritrovarla. Ma è possibile che non siate capace di far parlare quell'uomo? Ha resistito a sofferenze che avrebbero fatto parlare chiunque altro. Preferirà morire piuttosto che confessare. Come potete dire questo? Quando ho arrestato il vostro segretario, ho creduto opportuno fare delle indagini sul passato e sulla famiglia di quell'uomo. Ebbene? Ebbene, ho scoperto che il Morin è il fratello di Giacomo Casanova. Temo che ci sarà ben poco da fare se è della stessa tempra di quel demonio. Casanova. Sembra una maledizione. Quando c'è qualche intrigo a Venezia, c'è sempre lui di mezzo. Non credo che questa volta c'entri. Non oserebbe mai di rimettere piede a Venezia con quella taglia che pesa su di lui. Per carità, che nessuno sappia mai niente, ne andrebbe della mia vita. Dov'è? È là. C'è qualcuno per voi? Chi è? Vi vuol parlare? Ma chi è? Fate presto. Antonio. Antonio! Giacomo, tu a Venezia. È una pazzia. Cosa hai fatto? Perché sei qui? Non dovevi venire. Potevo restare a Parigi sapendo di qui. Dopo che tu mi hai salvato la vita aiutandomi a fuggire da Venezia. Dio, come t'hanno ridotto. Ma cosa vogliono da te? Alla dogaressa hanno rubato una lettera compromettente. Una lettera? E chi l'ha rubata? Ti giuro che sono innocente. Devi credermi. Non ne sapevo nulla. Nulla, ti giuro. Proprio nulla? Nulla, ti giuro. Non giurare, ti conosco troppo bene. Tu cerchi di salvare qualcuno. Una donna, forse, così. Non ne posso più. Non ne posso più. È una settimana che vivo in questo inferno. E la morte mi sembrerà una liberazione. Ma vorresti sacrificarti per chi ti ha tradito? Ormai, anche se parlassi, per me sarebbe finita lo stesso. Ma dimmi almeno come si chiama, dov'è? La troverò. Ritroverò quella lettera. È inutile. Quella lettera è ormai lontana. E lei è morta. Morta? Sì, uccisa dalla polizia mentre tentava di lasciare Venezia. Ma chi era? Come si chiamava? Non so nulla di lei, nulla. Gli ha sempre nascosto tutto. So soltanto che si chiamava Hilda, che era di Vienna e che abitava a Burgstrasse 22. Hilda, Burgstrasse 22.
Nient'altro? Nient'altro. Morendo mi ha dato questo anello. È l'unica cosa che sono riuscito a sottrarre alla perquisizione. Volle dirmi qualcosa, ma poté soltanto pronunziare queste parole. Ti potrei essere e nient'altro. Dammelo. Che vuoi fare? Non so, ma devo trovare un modo per levarti da questa tomba. Promettimi che non cederai. Non so. Ti dico che devi resistere, almeno per pochi giorni. Sta arrivando la ronda. Ne hai capito. Promettimi che farai quello che ti chiedo. Tenterò. Addio. Addio, Antonio. Coraggio. Tenterò. Coraggio. Avete detto cavaliere di... Sengal. Insiste per essere ricevuto. Fate entrare. Dite pure, cavaliere di Sengal. Forse meglio noto a vostra grazia sotto il nome di Giacomo Casanova. Come avete osato? Ho saputo che mi cercavate e mi sono affrettato a presentarmi. Arrestate quest'uomo. Sono più di 30 anni che ho imparato a camminare da solo. Peccato. Ero venuto per parlare di una certa lettera. Un momento. Badate che se cercate di ingannarmi, questa volta per voi è il capestro. Un genere di cravatta che un uomo di buon gusto non porterà mai. Voi sapete chi ha quella lettera? Lo sapete? No, non ne ho la minima idea, ma sono l'unico uomo al mondo in grado di riportarvela. Perché ho una traccia sicura che mi condurrà a quella lettera. Quali garanzie ho che mi diciate la verità? La mia presenza qui, nonostante la taglia che pesa su di me. Siete uno strontato. Vi rendete conto delle difficoltà dell'impresa? Sapete che tutti i nostri migliori agenti la ricercano da giorni invano? So tutto. So anche che chi si mette in questa impresa rischia la vita. E perché lo fate allora? Per mio fratello. E va bene. In fondo non vedo perché non dovrei accettare la vostra proposta. Badate però. Avete un mese di tempo. Se entro questo termine non mi avrete riportato la lettera, vostro fratello pagherà con la vita. Un mese. Mi basta. Potete andare. Mancano due cose ancora. Quali? Per potermi impadronire di quella lettera devo averne un'idea precisa. Ha un sigillo? È giusto. La lettera che mi è stata trafugata è come questa, identica in tutto. Anch'essa legata con un nastro e porta il mio sigillo. Grazie. E l'altra cosa? Dovete farmi arrestare. Arrestare? Naturalmente per poche ore. E dando fin d'ora disposizioni per la mia fuga. Ebbene, tutto il mondo sappia che Casanova, arrestato stanotte dalla polizia di Venezia, è fuggito dai piombi. Nessuno così potrà sospettare il nostro accordo. Va bene. Signori, voi mi fate morire. Se San Gennaro non ci aiuta, qui una volta o l'altra finisce male. Nello spazio di 4 giorni siete stata capace, malgrado la taglia, di entrare a Venezia, di parlare con vostro fratello, farvi ricevere dalla logaressa, farvi schiaffare ai piombi, scappare, di passare il conviglio
è modo di diventare pure cavaliere. Finché ci aiuta San Gennaro. Sì, ma non bisogna esagerare, perché quello pure si stanca. Da quando mi sono messo sotto la sua protezione, San Gennaro non ha avuto più un momento di riposo. O che andiamo a fare a Vienna, a passare altri guai. Tu vorresti stare solo a Napoli. Quella sì che è una città, non come Venezia che sta sempre allagata. Stavolta non ridete, tengo tre assi. Sta fermo, sono pochi. Cinque. Eccellenza, voi mi dovete permettere. In un mazzo ci stanno in tutto quattro assi. Io ne tengo tre, ma voi ne tenete altri cinque. Da dove li avete cacciati? Non è tutto, sta a vedere. Cinque e due sette. Ne vuoi ancora? E due nove. E questo ti insegna a volermi sfidare. Io non ci posso pensare. Con l'abilità che tenete voi potremmo vivere da re. Ma che dica, da papi. E invece andiamo a Vienna. È per mio fratello, Gennaro. La sua vita dipende adesso da una lettera simile a questa. E io devo assolutamente salvarlo. Se tu vuoi puoi fermarti e tornare indietro. Lasciarmi. Io. Mai. Bravo. Sapevo che non ti manca il coraggio. Non è questione di coraggio, ma di stipendio. Aspettate. Ecco qua. Siamo addetrati di 3 anni, 7 mesi e 24 giorni. 3 per 8, 24, 4 per 8, 100, non c'entra. 365 zecchini. E chi vi lascia più? Vengo da parte della signorina Hilde. Mi avete capito? Hilde. Non conosco. Eppure mi ha dato questo indirizzo prima di morire. Non so di chi parliate. L'ultimo padrone è morto da molti anni. Qui non ci vivo che io. Solo. Andate alla locanda del Gallo in Burgstrasse, chiedete del mio servo Gennaro e mandatelo qui. Ma scusate, ma certe volte non vi capisco proprio. Non vi seguo. Sono 5 ore che siamo seduti qui e per guardare cosa, una femmina. Ma chi? Una vecchia casa abbandonata. Ma sì, hai ragione. Ero messo in testa che in quella casa ci fosse qualche cosa di strano. Ma giù sbagliato. Una donna. Uscita di là, bisogna trovare modo di conoscerla, di parlare a tutti i costi. Avanti, muoviti, cosa aspetti? Io? Sì, tu, come quella volta a Parigi. No. Cosa no? Cosa no? Però, manteniamoci ai patti. Non più di 4. Su, sbrigati. Dove vai, carogna? Vai avanti, cammina. Vai avanti, ti dico, vai avanti. Piano, voi mi sfondate. Ma non andiamo già ai lati. È vostra questa borsetta? Sì, grazie. In ginocchio, carogna, in ginocchio. No, grazie, signori. Bacio le mani. Ora vattene, gira al largo. Tu, cammina. Vi ringrazio, signore. Ora devo andare. Vi accompagno? Mi dispiace, ma devo andare sola. Sola? Così graziosa. Sarebbe un'imprudenza. È forse un'imprudenza maggiore farmi accompagnare da voi. Credete? Ne sono certa. Siete gentile, ma troppo insistente. Colpa vostra. Ah, sì? Perché insistete ad essere più graziosa che mai. Oh. Ora andatevi, prego. Oh, credo che sia impossibile. Avete mai sentito parlare del soldato di Pompei? Mai. Beh,
Durante l'eruzione che seppellì quella città, egli rimase al suo posto, fedele alla consegna, senza mai muoversi. Ebbene, io sono come quello. Ma che io sappia, Vienna non è minacciata da nessun cataclisma. E ora, ad ogni modo, la vostra consegna è terminata. Cosa volete dire? Sono arrivata. Abitate qui? Sì. E allora arrivederci. Vai. È stata una fortuna trovare questa carrozza. Dove volete andare? Sentite, signore, io non vi conosco, ma avete l'aria di un gentiluomo. Vi prego ancora una volta, lasciatemi. La mia presenza vi è così insopportabile? No, non è questo, anzi, ma non posso spiegarvi. E poi cosa volete da me? Che non scompariate dalla mia vita così, senza che io sappia nemmeno chi siete e dove posso ritrovarvi. Sentitemi, noi non dobbiamo più rivederci. Ma perché? C'è qualche cosa che lo impedisce? Qualcosa che io non possa sapere? Parlate. Sono qui per aiutarvi. Più vi guardo e più sento che per voi sarei pronto a fare qualunque cosa. Grazie, ma non potete far niente per me. Nessuno può far niente. Se è vero che volete aiutarmi, andatevene. E non cercate più di rivedermi. È questo che volevate dirmi? Mi chiedete l'impossibile. Io giuro che non vi seguirò. Ma voi promettete che ci rivedremo? No, no. E allora verrò a trovarvi io in Burgstrasse 22. Oh, no, vi scongiuro, non lo fate. Quando ci rivediamo? Domani. Al Prater. Al Prater, a quest'ora, al laghetto dei Cigni. Ma ora scendete e giurate di non seguirmi. Ferma. Vai.
lasciate quest'uomo. Come avete questo anello? Non è a voi che devo rendere conto. Seguitemi, vi porterò dal capo. Dall'altra parte abbiamo rischiato di ucciderlo, è dei nostri. Chi siete? Sono un veneziano, proscritto. Il mio nome è Giacomo Casanova. Ah, fuggito dai piombi, vero? Sì, è un'impresa straordinaria. Nessuno vi era riuscito prima di voi. Esatto. Perché vi avevano arrestato? Per il furto della lettera. La dogarissa ha ordinato delle retate nella speranza di impadronirsi del documento. Con chi eravate in contatto a Venezia? Con Hilde. Avete saputo che... è stata uccisa? Sì. Mi è morta fra le braccia. Anzi, è stata lei a inviarmi qui. Come avete fatto a lasciare la città malgrado la sorveglianza? Perché me lo chiedete? Semplice curiosità. Perché non vi siete fatto riconoscere subito venendo da noi? L'ho tentato fin dal mio arrivo a Vienna, ma inutilmente. Si accomodi, signor Casanova. Ecco un posto vuoto. Era destinato a Hilde. Lo scopo di questa riunione è molto importante. Abbiamo ricevuto in questi ultimi tempi altissime pressioni perché i nostri sforzi tesi al raggiungimento di una lega di popoli slavi nell'orbita della grande Russia vengano intensificati. Ma vi è in Europa una roccaforte ostile ad ogni nostra volontà, Venezia. L'attuale doge è contrario a qualsiasi patto con noi, occorre rovesciarlo ad ogni costo. Oggi, o per meglio dire stasera, possiamo dire di avere raggiunto questa meta. Siamo riusciti, grazie ad alcuni amici di Venezia, a impossessarci di un delicato documento, più prezioso di qualsiasi trattato. Questa lettera, che per il suo contenuto può essere considerata infamante, raggiungerà presto la sua destinazione ultima, le mani dell'imperatrice di tutte le Russie, Caterina II. Ella la farà conoscere all'Europa. Il risultato è facile da prevedersi. Uno di noi riceverà l'incarico di recarla in Russia. Il nostro compito di stasera è designare il fortunato. Credo non vi possa essere ambasciatore migliore del signor Casanova. E perché? Il cavaliere ha fama di uomo frivolo e galante. Nessuno sospetterebbe di lui. La proposta mi sembra eccellente. Siete pronto, signor Casanova, a prendere in consegna questa lettera? Non chiedo altro. A voi, allora. Mi rincresce di non condividere l'entusiasmo generale nei confronti del cavaliere di Sengal. Che volete dire? Che siete un veneziano. E con ciò? Immagino che il governo della Repubblica avrà sguinzagliato per tutta Europa i suoi migliori segugi. Il primo a cui essi daranno addosso siete voi, signor Casanova. E la vostra morte ci addolorerebbe, credetemi. Ma assai di più la scomparsa di questo documento. Volete restituirlo, per favore? Il barone Polsky ha ragione. Penserò io ad affidare segretamente a persona di fiducia questo
delicato incarico. Per questa notte la lettera resterà qui, rinchiusa. Domani stesso sarà già lontano sulla strada di Pietroburgo. Signori, sarei grato a tutti voi se voleste partecipare alla festa che do questa sera per mascherare gli scopi della nostra riunione. Sarete dei nostri, signor Casanova? Vi pregherei di non disertare la festa. Tutta Vienna sarà curiosa di conoscervi. No, niente. Ma nessuno più convinto di me? E di notte ancora meglio. Vi ho portato una fetta di strudel, vi piacerà. Mai quanto il vostro sorriso. È vero che le londinesi hanno il volto coperto di lentiggini? Il volto, sì, ma non soltanto il volto. E le parigine sono veramente così eleganti? Non sono un buon giudice, ne ho viste così poche vestite. Qualcuna si è scandalizzata? Sono affrontato. Come padrona di casa protesto. Non abbiamo potuto danzare minuetto. E sarei io il colpevole? Certo. Avete sequestrato tutte le dame? No, tutte no. Mi era sfuggita la più bella. Stasera ci sono qui le più belle donne di Vienna. Ma non me ne sono accorto. Da quando sono arrivato voi siete la sola che mi abbia colpito. Che cosa fissate con tanto interesse? Oh, nulla. Cercavo soltanto di proteggere i poveri occhi dal fulgore dei vostri. Paola? Ma perché non balliamo ora? Questa musica italiana è veramente deliziosa. È vero, è così aerea, così fragile. Non trovate anche voi, cavaliere? Perché avete fatto questo? Non dovevate. Perché non siete venuta all'appuntamento? Non so come abbiate fatto a partecipare a questa festa. Il conte Ipatiev è molto cauto nello scegliere i suoi invitati. Come vedete. Già, sono una sciocca. Dimenticavo che siete Giacomo Casanova. Come lo sapete? In cucina è tutta la sera che non fanno altro che parlare di voi. Anzi, per colpa vostra il cuoco ha messo il sale nei dolci. Io faccio parte della servitù. Sono dama di compagnia della contessa. Vi delude questo, vero? Affatto. L'unica cosa che mi preme è sapere se vi ha fatto piacere rivedermi. Voi volete prendervi gioco di me? Non è bello quello che fate. Quando vi incontrai vi ho creduto sincero. Lo sono, infatti. E vi scongiuro di credermi, anche se avvenissero delle cose che potrebbero farvi pensare il contrario. Non vi capisco. Non importa. So che potrà sembrarvi incredibile. Lo sembra anche a me.
Non vi ho vista che una sola volta. Eppure provo per voi quello che non ho mai provato per nessun'altra donna. Oh, vi prego, tacete. Non posso credervi. Non voglio. Non potrete farne a meno. Lasciatemi ora. Se qualcuno ci vedesse... E che vi importa? Voi non sapete che cosa nasconde questa casa. Non dovete lasciarvi ingannare da quest'aria di festa. Forse voi pensate che nessuno vi abbia visto entrare in questa stanza. E invece io sono certa che 100 occhi ci stanno guardando. Che qualcuno spia ogni nostro gesto. Ma come vi trovate voi qui? Io vi entrai poco più di un anno fa. Non sapevo niente allora. Poi mi accorsi che ogni mio gesto era controllato. Ogni mia relazione con l'esterno impedita. Ma perché? Non lo so. Non sono mai riuscita a saperne la ragione. Vivo qui come una prigioniera. Non dovete più restare qui, verrete via con me. Oh no, vi prego. Voi non conoscete questa gente. È pericoloso mettersi contro di loro. Lo so, ma riuscirò se voi avete fiducia in me. Sono io ora che ho bisogno del vostro aiuto. Ascoltatemi, questa sera, dopo la festa, devo rientrare nel palazzo. Voi? Perché? Ne va della vita di una persona che mi è molto cara. Non capisco. Non posso dire di più, devi credermi. Devi avere fiducia in me. Ma che posso fare io? Basterà che tu mi lasci aperta la porta dell'atrio. Va bene, tenterò. Ma ti è molto cara quella persona? È mio fratello. La sua vita dipende da me. E da te ora. Che hai stasera? È già la terza volta che mi tiri i capelli. Scusate, signora, ma sono un po' nervosa. Sembra che questa sera abbiate perso tutta la testa in questa casa. Colpa di quel gentiluomo veneziano. Eppure tu non lo conosci, non l'hai mai visto. Del resto io non ci ho trovato nulla di straordinario. Così fatuo, presuntuoso. Vorrei chiedervi il permesso di ritirarmi. Va pure, cara. Continuerò da sola. Joseph, mi avete fatto paura. Mi dispiace, signorina. Stavo facendo il mio giro per vedere se tutto è in ordine. Per favore, Joseph, accompagnatemi di sopra. Sono rimasta senza lume. Volentieri, signorina. Lasciate che dia una carta al portone se è ben chiuso. State tranquillo. L'ho visto io proprio adesso. Andiamo. Allora, buonanotte, signorina. Aspettate un momento, Joseph. Prendo il mio lume. Cosa c'è? Avete sentito? Un rumore da basso. No, non ho sentito niente. E poi, chi volete che sia? È tutto chiuso. Buonanotte, signorina. Buonanotte.
Capisco il vostro disappunto, cavaliere di Sangallo. Quante fatiche inutili. Fuggire dai piombi, uscire da Venezia, raggiungere Vienna, rischiare di essere sgozzati in una vecchia casa abbandonata. Passare una notte insonne per penetrare in un freddo sotterraneo e non trovare ciò che si cerca. Del resto anch'io non ho chiuso occhi. Mentre tutti nel palazzo dormono fiduciosi, io non so perché presentivo questa visita. Forse perché mi sembrava impossibile che un uomo frivolo e rammollito come voi avesse potuto compiere le imprese di cui si è vantato. Calmatevi, non ve lo consiglio, signor Casanova. Quella profumata lettera d'amore viaggia a quest'ora affidata ad una persona sicura sulla via di Varsavia, diretta a Pietroburgo. È una donna. Posso anche dirvelo ormai, già che non uscirete vivo di qui. Siete così certo? Guardate, quando suonerà questo gong, il palazzo sarà in allarme. E un attimo dopo le donne d'Europa piangeranno l'immatura fine del più raffinato e imprevidente Don Giovanni dell'epoca. Ce ne avrete il terzo! No, molto peggio. Sono innamorato. Ma come avete osato? Avanti, continuate, so già quello che mi volete dire. Che chiamerete gente e mi farete scacciare come un cane. Bene, fatelo, è giusto. Ma io voglio che tutta Vienna sappia che l'irresistibile Casanova è stato respinto come un lacchè dalla più adorabile delle donne. Ma... avanti. Che cosa aspettate? Ma vi prego, non mi fate pensare
che potreste anche non respingermi, perché... Signore, io posso anche capirvi, ma non giustificarvi. Ma io non lo voglio. L'amore non va giustificato, è illogico, assurdo, appunto per questo sublime. Non conosce i limiti meschini delle altre azioni umane. Vi proibisco di parlarmi così, non dovete... Ma non devo. E può forse pensare a quello che deve o non deve un uomo che è in procinto di morire. Ma credete che non lo sappia. Basterebbe che voi suonaste un campanello e per me sarebbe finita. Ma non mi importa, morirei felice. Vi sono stato accanto, qui nella vostra stanza. Ho respirato il vostro profumo, vi ho guardata negli occhi e ho sentito che eravate turbata. Sì, turbata e forse anche commossa. Guardate la mia mano, trema. Ma non per viltà, vi giuro. È perché ha sfiorato la vostra. E ora è incerta come quella di un collegiale al primo convegno. Che mi può importare ormai della vita? Non mi appartiene più, è vostra. Soltanto vostra. Nascondetevi di là. Avanti. Che succede? Cosa? Giù nel sotterraneo è stato ucciso un uomo. Chi? Polsky. Polsky? Sì. Qualcuno ha tentato di rubare dei documenti importantissimi. Certamente l'assassino è ancora nel palazzo. Spaventoso. Un viaggiatore è arrivato adesso, un certo Conte Lehmann. Viaggia con una donna? No, è solo col suo servo. E non è passata nessuna donna diretta alla frontiera? No. Ma ci sono altre strade che portano al confine? Nessuna. Va bene, preparatemi due cavalli freschi. Ma mi rincresce, signore, non abbiamo che un cambio di cavalli e servono per quella carrozza. Un solo cambio? Purtroppo l'ho già preso il signor Conte. Vi bastano 1000 fiorini per darlo 1000 a me? 1000 fiorini? Prego, prego. Se il signor Conte vuole salire, io intanto penserò ai cavalli. Partiamo tra mezz'ora. Ecco, veramente credo che sarà un po' difficile. Come? Quanto gli ci vuole per attaccare i cavalli? Ah, non è questo, è che quei cavalli erano già destinati a un'altra persona. Il signor Conte ha bisogno dei cavalli, subito. Dobbiamo assolutamente passare la frontiera prima di giorno. Sono spiacente, ma dite al vostro padrone che è impossibile. Ma insomma, chi ha preso questi cavalli? Io. Scusate, signore, ma forse voi non sapete che il mio padrone è il Conte Lehmann. Ah, sì? Molto interessante. Vedete, è che noi abbiamo molta fretta. Può darsi. Ma non è mia abitudine discutere coi servi. Questo contrattempo non ci voleva. Bisogna che quella lettera sia a Pietroburgo entro 3 giorni. Mentre qui si rischia di aspettare chissà quanto. Ho fatto di tutto, ma quel gentiluomo è irremovibile. Vedrò, potrei ricorrere... No, questo no.
Non dobbiamo assolutamente richiamare l'attenzione su di noi. Bisogna fare qualche cosa. Scendi e dia all'oste che ci procuri almeno due cavalli da sella. Ma contessa, la distanza da coprire è enorme, cavalcare per 3 giorni. Avanti, Ivan, non perdere tempo. Avanti. Ho il piacere di parlare con il conte Lehmann. Certo. Sono Giacomo Casanova, cavaliere di Sangal. Sono spiacente di quanto è avvenuto poco fa, ma ignoravo che le nostre mete fossero le stesse. E cioè? Che siamo diretti entrambi a Pietroburgo. Ebbene? Per quanto io non abbia nessuna fretta, come invece avete voi, sono venuto a offrirvi un posto nella mia carrozza. Grazie, ma ho già provveduto. Ne sono lieto per voi. Buonasera. Buonasera. Hai trovato i cavalli, Ivan? Sono desolato, signor Conte, ma non è stato possibile. Se ho ben capito, siete costretto a restare qui. Vi confesso, caro amico, che la cosa mi fa molto piacere. Ah, sì? A diamine, non si incontra in ogni viaggio un gentiluomo come voi e in ogni locanda un pasticcio di carne come questo. Passeremo una serata allegra. L'oste ha 2 figlie piuttosto piacenti. Avete notato? Francamente no. Oh, ma imperdonabile. Un giovane come voi non dovrebbe lasciarsele sfuggire. Ma forse voi preferite bere, o giocare a carte. Per me è lo stesso, purché non ci sia noi. E domani mattina ripartiremo, a meno che voi non intendiate trascorrere qui il resto della vostra vita. Sentite, signore, io sono disposto ad accettare la vostra offerta. Ah, sì? Ad una condizione, però, che si parta subito. Di notte. E con le strade infestate dai briganti. Sarebbe imprudente e faticoso. Ma che cosa vi spinge ad avere tanta premura? Qualche impegno importante? Affatto. Dopotutto posso anche aspettare. Con una compagnia piacevole come la vostra, la notte passerà presto. Ivan? Scendi e di all'oste che prepari un altro coperto. No, possiamo fare da noi. C'è giù il mio servo, farete presto amicizia. Ecco qua, bevete tutte e due la nostra salute. Vai pure, Ivan. Oh, dunque, vediamo. Ottimamente. Proprio niente male questa locanda, io non l'avrei mai creduto. Trovate? Voi no? Siete veramente incontentabili. Che cosa potreste pretendere di più in una locanda in piena steppa? Del resto vedo che anche voi sapete viaggiare bene. Siete fornito di tutto. Una camicia da donna. Siete indiscreti. A voi poco sincero. Volevate farmi credere che le donne non vi interessavano. Vogliamo mangiare? Ah, certamente. Muoio dalla fame. Ah, ma qui fa un caldo tremendo. Voi permettete, vero? E voi? Io sto bene così. Capisco. E allora vediamo il servizio che sarà inappuntabile. Ecco qua, per voi, per me e ancora per voi. Ecco qua. Ah, Dio, ma che aria lugubre avete, amico mio. Alla vostra età. Su, 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 giovanotto, allegria. Vi farò un bel gioco. Imparato in Russia nella lontana primavera del 37. Se voi permettete, adopero il cucchiaino. Osservate bene i miei movimenti perché io non voglio ingannare nessuno. Attenzione e concentrazione. 1.
due e tre. Volete soffiare sopra questa mano? Avanti. No? Ecco servito. Non vi diverte. E allora tenterò qualche cosa di ancora più sensazionale, il cucchiaio. Vado a infilarlo per bene dentro il mio farsetto. Proprio così. Uno. Due. E sapete dove ora? Lo avete indosso voi, voi stesso. Siete scettici? Vogliamo verificare. Il vostro gioco non mi diverte affatto, credetemi. Peccato. E allora tenterò con lo champagne, che è da secoli il rimedio garantito e sovrano contro ogni genere di malinconia. Perdonate, sono proprio uno stordito. Ma questo champagne ha un temperamento veramente eccezionale. Toglietevi la giacca. No, sì, non, dovete assolutamente cambiarvi, credetemi, via. Siete veramente il bugiardo più delizioso che abbia mai visto. E voi l'uomo più insolente che abbia mai incontrato. Oh, mi mortificate. Non è colpa mia, ma della vostra bellezza. Non mi sarei mai perdonato di lasciare le vostre grazie coperte ancora per molto l'avevate tempo. L'avevate capito? Fin dal primo momento. È appunto per questo che sono entrato qui. Davvero? Non credete? Quale altro motivo poteva avere per rubare i vostri cavalli e presentarmi a voi come uno sfrontato? Era quello che mi domandavo. Già, ma voi? Perché vi nascondete così? Vi minaccia qualche pericolo? Parlate, sono qui disposto ad aiutarvi. Abbiate fiducia in me, io sono pronto a fare qualsiasi cosa per voi. Voglio aiutarvi. La mia mano, la mia spada, sono a vostra completa disposizione. Credetemi. È difficile dire. Dal mio viaggio dipende... Dipende? No, è inutile. Non mi credereste mai. Ma perché? Io vi sento sincera, anzi parlate. Sto fuggendo. E forse a quest'ora mio padre è già sulle mie tracce. Vostro padre? E perché vi perseguita? Così. Vuol farmi sposare un uomo che detesto. Sono riuscita a fuggire, ma non è stato facile. Come vi ho già detto, mio padre ha lanciato sulle mie tracce tutti i suoi servi. Se riesco a raggiungere Pietroburgo domani, sarò salva. Ho là una zia che mi vuol bene e mi protegge. Ed ora che conoscete il mio segreto... Cosa volete che faccia per voi? Aiutatemi, vi scongiuro, non perdiamo più un minuto. Partiamo subito. Saprò esservi riconoscente. La mia giacca e il mio cappello, Ivan. Abbiamo già perduto abbastanza tempo. Credete che volesse impadronirsi della lettera? Ma che? Anch'io l'ho pensato in un primo tempo. Invece non era che un donnaiolo. Peccato però, in fondo... Attaccate i cavalli, partiamo subito. Ma il signore... Ha deciso per il momento di restare. Ma... Volete attaccare, sì o no? Ma certo, subito. Signori, signori, per l'amor di Dio. Me l'hanno fatta, Gennaro. Com'è successo? Deve essere stato il servo, mi ha colpito a tradimento. Povero fratello, stavolta è finita. Nessuno ormai potrebbe strappare la lettera dalle mani di Caterina. Profumo per sua maestà imperiale. L'abito per sua maestà imperiale. La crema per sua maestà imperiale. La cipria per sua maestà imperiale. E così il marito? È più che mai convinto che l'uomo sotto il letto fosse quello addetto alle pulizie. È veramente incredibile. Un marito ideale. Uscite tutti.
Ebbene? Ho la lettera con me, maestà imperiale. Dammela. Ora vedremo chi vincerà. Se quell'insignificante principessa veneziana o Caterina di Russia. La grande Caterina. Comunica al conte Orlov che è nostro desiderio riunire al più presto tutti gli ambasciatori stranieri al completo. Dopo la caccia all'orso di domani. Si ecciti la loro curiosità dicendo che verrà pubblicamente commentato un geloso documento di valore molto particolare. Ormai chi al mondo potrà impedirlo? La vostra spada, signore. Avete altre armi? Scusate, signore, ma non si può entrare armati nel palazzo imperiale di Pietroburgo. Aspettami alla locanda senza muoverti. Possiamo partire da un momento all'altro. Seguitemi. Signor Casanova. Signor Casanova, lasciate passare, tenente, lo accompagno io. Vi ho visto salire ed ho voluto salutarvi. Sorpreso di trovarmi qui? Un poco, sì. E come va la vostra testa? È strano, la vostra presenza mi gira sempre. L'ultima volta, anzi, credo di aver perso addirittura i sensi. Mm. Non siete uomo che servi rancore. Confesso che mi piacete. Mm. Riservate delle strane carezze a coloro che vi piacciono. Ora posso dirvi anche la verità. Avevo una missione da compiere. Oh, ma allora sono stato per voi un corteggiatore noioso e intempestivo. L'altra sera sì. E ora? Indovinatelo. Ditemi ora qual è lo scopo della vostra visita. Conoscere l'imperatrice. È l'unico sovrano d'Europa che ancora non conosco ed è il più interessante. Non avete scelto il momento migliore. Sua maestà è a 10 miglia da Pietroburgo per la grande caccia all'orso. Mm. Credete sia una buona occasione per avvicinarla? Durante la caccia? Oh, no, forse più tardi al grande ricevimento che l'imperatrice darà agli ambasciatori stranieri. Vi sarò anch'io e farò in modo di farvi avvicinare. Ti hanno dato i battitori? Da 2 giorni sono sulla pista di una belva di proporzioni gigantesche. Quando rinuncerete a questa vostra pericolosa mania? Quando invecchierò? Gli orsi di tutte le Russie dovranno temere per molti anni allora. E non solo gli orsi. Gli orsi hanno almeno un vantaggio sugli uomini. Cioè? Non sono gelosi e si possono liquidare con un sol colpo, ben vibrato al cuore.
Vi prego, Orloff, andate a vedere che fine ha fatto questo famoso orso. Non esisterà, spero, soltanto nella vostra fantasia. Volete liberarvi di me? Non mi sembra il luogo più adatto. Andate. Restate sola? Non temete, so difendermi. Spero di no, aiutatemi. Fate piano. Sedete, riposatevi un attimo. Sì, grazie. Come vi chiamate? Giacomo Casanova, maestà imperiale. Vi conoscete? La fama della vostra bellezza è giunta lontano. Ah, siete un adulatore. Assai opportuno, però, bisogna riconoscerlo. Ditemi, cosa posso fare per voi? Consentitemi di adorarvi. Non amate perder tempo, voi? Già, e perciò mi avete trovato qui puntuale alla vostra caduta. Avete ragione, Casanova. E quello che è più grave, siete il primo uomo al quale do ragione. Volete prendere il mio cavallo e seguirmi a palazzo? Volentieri. Sarà bene che ci riposiamo un momento. Boris, vattene adesso. Volete aiutarmi? Se avete fame, servitemi senza complimenti. Non vorrei che foste schiavo dell'etichetta. Consideratemi una donna come le altre. Non è facile. Perché? Perché sono l'imperatrice? Non per questo. Oh. Che cosa avete? Devo aver fatto un passo falso. Appoggiatevi a me. Oh, così? Così? Tenete morbida la gamba. Voi siete veneziano, vero? Mm-hmm. Conoscerete allora Dolfin, l'ambasciatore? È un uomo che detesto. Anch'io. Ebbene, forse vi farà piacere di sapere che questa sera a palazzo ci sarà una tremenda sorpresa per lui. La lettera della dogaressa? Chi vi ha detto? Ebbene, forse vi farà piacere di sapere che io stesso a Venezia ho contribuito a trafugarla. Dunque, il mio debito verso di voi aumenta. Ma voi siete un creditore che mi mette in imbarazzo. Perché? Perché siete troppo poco esigenti. Non mi chiedete nulla. Posso dunque osare? Cosa aspettate? E allora concedete al più pettegolo dei vostri servitori di essere il primo a leggere il contenuto di quella lettera. Quale vendetta migliore avrei potuto sperare nelle orride celle dei piombi in cui fui gettato per ordine di quella donna? Dimenticavo che bisogna rompere il sigillo alla presenza dell'ambasciatore di Venezia. Volete rimetterla nello scrigno?
delusa? Affatto. Anzi, in questo momento, con voi vicino, ho realizzato quanto non avrei mai osato sperare. Cioè? Che cosa avrei potuto chiedere di più alla vita? Salvare la più potente sovrana d'Europa ed essere da lei trattato con la benevolenza concessa al più devoto dei sudditi. Ah, io non oso chiedere altro. Non voglio abusare oltre della sua benevolenza. Un momento. Dove andate? Lontano. Il più lontano possibile. Per cercare di dimenticare queste ore che mi hanno dato, per un attimo, l'illusione di potervi considerare non come un'imperatrice, ma come una donna. No. Non abbiate tanta fretta. E mettete dell'altra legna nella stufa. Avevo dato ordine di non essere disturbata da nessuno. Scusate, Altezza, volevo dirvi che la caccia è finita. L'orso è stato catturato. Grazie, Conte Orloff. E date ordine che durante la cerimonia di stasera nessuno esca dal palazzo. Nessuno allora potrà uscire dal palazzo? No. Venite. Maestà, perdonatemi, sono onorato, ma ho urgenza di lasciare la città. Davvero? Volete farmi avere un lasciapassare? Mi rincresce, ma abbiamo stabilito che aprirete le danze con noi e fino a quel momento non vi muoverete dal nostro fianco. Guardate là, Dolfin, l'ambasciatore di Venezia. Com'è tranquillo, sereno e fiducioso. Ignora certo cosa l'aspetta. Io credo che nessuno qui lo sospetti. Infatti, voi siete il solo a saperlo. Alle 10 darò lettura della lettera. Lascia passare, prego. Non capisco. Fino a domattina nessuno può entrare e uscire dal palazzo senza un lascia passare. Ordine di Sua Maestà Imperiale. Bene. La contessa Lehmann può passare. Casanova.
mai non partecipate alla festa? Ma vi confesso che mi annoiavo terribilmente, fino a un minuto fa. E cos'è cambiato adesso? Tutto. Da che siete arrivata voi? Davvero? Ma non volevate conoscere Sua Maestà Imperiale? Sì, grazie, ho già avuto questo onore. A quanto pare non ne siete entusiasti. Caterina è molto interessante come sovrana, poco come donna. Ah, sì? E quale sarebbe, per esempio, una donna interessante? Ma voi? Immaginavo che avreste risposto così. Sapete mentire così bene che fa piacere credervi. E adesso accompagnatemi. Dove? Di là? Oh, in mezzo a tutta quella gente noiosa. Ma non vorrete restare tutta la notte solo? Non ci penso nemmeno. Che ne direste se ce ne andassimo insieme? Siete troppo presuntuoso. E voi? Troppo bello. Magnifica serata, Maestà Imperiale. Sì, è cominciata bene. Ma avrà una fine che voi, sono certa, apprezzerete ancora di più. Non ne dubito. E allora? Attenzione, potrebbe vederci. Avete ragione, non dobbiamo restare qui. Ci vorrebbe un luogo dove nessuno possa disturbarci. Ma io sono venuta appositamente qui, dalla mia casa di campagna. Sono quasi le 10, Maestà Imperiale. Fate portare la lettera. Torniamo da voi. Sento che vi passeremo delle ore divine. Ah, dimenticavo. È impossibile uscire dal palazzo. Se è per questo, non vi preoccupate. O il lascia passare. Signori, voi certamente vi sarete chiesti la ragione del mio improvviso invito di questa sera. È arrivato il momento di appagare la vostra curiosità. Il conte Orlov vi leggerà ora una lettera che riguarda piuttosto intimamente la famiglia dell'attuale doge della Repubblica di Venezia. Maestà Imperiale, io credo che non... Conte Dolfin, prego. Se qualche intervento doveva esserci da parte della vostra Repubblica... Doveva venire 2 mesi fa, quando primo la nostra alleanza. Leggete, Orlov. Mia dolce e generosa sovrana, a lungo mi perseguiterà il ricordo delle vostre spalle splendenti e delle vostre labbra tentatrici. Quando leggerete queste righe... Ebbene? Non so se continuare. Non fatevi idiota. Come volete. Quando leggerete queste righe, il vostro ardente e impetuoso adoratore sarà, ahimè, lontano da voi e dalla vecchia Russia, sulla via di Venezia. Spero che mi perdonerete questo scambio di lettere che ho dovuto fare sotto i vostri begli occhi per aiutare un'altra sovrana, la mia. Il vostro indegno servo Giacomo Casanova. Miserabile! Ma siete impazzito! Ma è stato così saggio! Ma la mia casa di campagna non è da questa parte, questa è la strada di Varsavia! Appunto! Come? Io vado a Varsavia, voi? Ma fermatevi, voglio scendere! Ve lo consiglio. Thank you.
Siete un essere spregevole. Abbandonare così una donna nella steppa. Ho visto una capanna non lontana. E poi se volete risalire, sbrigatevi, ho fretta. Se ancora non l'avete capito, sto fuggendo. E per la stessa ragione per cui voi rubaste i miei cavalli. La lettera. Non illudetevi. I cosacchi di Caterina piomberanno su di voi prima del confine. Voi non sapete che cos'è la steppa. E voi non sapete chi sono io. Grazie dei cavalli. Vai! Tre cavalli subito, a qualunque prezzo. Vi darò i tre migliori che possiedo, Varin. Aiutalo tu. Sì. Quanto manca alla frontiera? 20 verste, ma il ponte è pericolante. Passerò lo stesso. Non ve lo consiglio. Non importa, devo passare, ho molta fretta. Avete sempre fretta, voi. Elisabetta. Stupita di vedermi? Cosa fai? Ti aspettavo, ma non miri la mia pazienza. Ti aspetto da quella sera ormai lontana. Non scherzare, ti prego. Non ne ho certo la voglia. Comunque, se ti interessa saperlo, sono in attesa della diligenza per Pietroburgo. Se continui a guardarmi con quella faccia, finirei col farmi credere che la mia presenza qui ti è sconvolta. Ma così è, infatti. È tutto talmente incredibile. Trovarti qui all'improvviso, quando invece io ti credevo... Lontana e serena in attesa di un convegno d'amore. È questo che vuoi dirmi, eh? E invece sono qui, scacciata da quella casa come l'ultima delle serve. Ma perché tutto questo? È il motivo più grottesco. Il conte Ipatiev mi ha creduto tuo complice nel convegno d'amore che hai avuto con sua moglie. Ma il colmo, non è vero? Io tua complice. E ora sono qui piena d'odio per te, per tutti. E in Russia troverò un impiego qualsiasi pur d'essere lontana dai miei ricordi, da tutto. Elisabetta, come puoi parlare così? E come dovrei parlare? Ah, sì, dovrei sentirti dire... che non devo pensare, che non devo credere, che sono l'unica donna della tua vita, il tuo unico amore. È questo che vuoi dirmi, questo che devo credere. La slitta è pronta dietro alla casa, non c'è un minuto da perdere. Va all'inferno, non parto più. Ma tu, perché vuoi restare qui? Parti, qualche altra donna t'aspetta, come sempre, vattene. Non mi muoverò, Elisabetta, anche se dovesse costarmi la vita. So che non mi crederai, ma voglio che tu sappia che ogni istante che io perdo mi avvicina alla morte, ma non mi importa. Lo faccio volentieri perché voglio che tu mi creda. Che tu creda al mio amore, Elisabetta. I cosacchi di Caterina sono in cerca di me per uccidermi. Povero Casanova, eroico e sentimentale, che getta la sua vita per amore di una fanciulla ingrata. È divertente, è troppo divertente. Sei la sola che abbia veramente amato. Elisabetta, puoi venire via con me? Per essere abbandonata nella prima città come una delle altre 100. No, non avverrà mai. Elisabetta, credimi, abbi fiducia in me. Sarei tentata ad averne. Tanto sincera mi pare la tua voce. Ma non posso dimenticare che anche quella sera nella biblioteca mi sembrasti sincero. E poi è stato orribile vederti entrare nella stanza di quella donna. Ma non posso credermi. I cosacchi stanno arrivando. E lasciami. Li ho visti apparire sulla collina. Tra un minuto saranno qui. Sta a sentire, Gennaro. Sai guidare la slitta? La slitta. Cerca di raggiungere Venezia e di consegnare questa lettera nelle mani della dogarissa. Ma... cammina. Ma... cammina, muoviti. Senti. Vai avanti, ti dico. Ma... muoviti. Cosacchi, salvati! Mi credi adesso? Sì, ma non perdere più tempo, per colpa mia, fuggi! Solo, mai! Ti prego! E tu vieni con me. E sia.
Siamo perduti, non possiamo passare di là. Non c'è altra strada. Non reggerà. Deve reggere. Coraggio, Elisabetta, oramai siamo salvi. Ma che cos'hai? Elisabetta! Il mio viaggio è finito. Ma che dici? Non sarà niente, vedrai. Dobbiamo raggiungere il villaggio, troveremo soccorso. No, è inutile. Io resterò qui e tu andrai solo. È il tuo destino, però... No, non parlare così! Perché? Sono stata con te fino alla fine. Era quello che sognavo. E Dio mi ha esaudito. Non soffro, sai, ho solo tanto freddo. Stringimi forte, amor mio. Bacio. Elisabetta! Elisabetta! E così, dopo una fuga vertiginosa, sono riuscito finalmente a penetrare nel territorio della Repubblica. Sono molto lieto di avervi liberato dall'incubo che vi opprimeva. Credo ora di potervi chiedere il permesso di ritirarvi. Ritirarvi? Mi sembra che dimentichiate un dettaglio abbastanza importante. Qua? La lettera non me l'avete ancora consegnata. Ah, già, che shock. Ebbene? Confessate che non mi credete sulla parola. Infatti. Dal momento che non avete creduto alla mia parola, lasciate che io dubiti della vostra. Con questo? Non vedo ancora libero mio fratello. È giusto. Dite al capo della polizia che ordini l'immediata liberazione del prigioniero che lui sa. Piace? Che cosa?
Non guardavate quella donna in gondola? No, Tizza. Pensavo a un'altra donna. Non vi sarete per caso innamorato durante il viaggio? Sì. E questa volta senza speranza. Voi, Casanova, possibile? È stata l'unica donna che avrei potuto amare. E l'ho perduta. Come? Qualcuno è riuscito a portarvi via una donna? Sì. Un rivale contro cui è impossibile lottare. Chi è? La morte.